2 settimane di tempo da oggi per presentare le proposte. Scade alle 13 del prossimo 3 di marzo il termine ultimo per le associazioni culturali per presentare il proprio progetto per accedere al concorso del prossimo Carnevale di Sciacca. Il via libera al bando è arrivato nel pomeriggio di oggi. Concorreranno 5 carri allegorici e il sesto carro del Peppe Nappa. Confermato l'impegno di spese del comune di 90.000 dei 159.000 euro necessari per pagare i premi destinati ai carri. La restante parte, come anticipato oggi dal nostro telegiornale, dovrà essere pagata dalla società privata che si aggiudicherà l'organizzazione della festa. Società privata che verrà fuori da un secondo avviso che però deve essere ancora pubblicato. Confermati anche i problemi tecnico-contabili che hanno impedito al comune di poter prevedere l'intera posta. Ufficialità del bando venuta fuori solo oggi col sindaco Fabio Termine, che è anche assessore al turismo e allo spettacolo, che ha annunciato una conferenza stampa per martedì prossimo 21 febbraio. Notizie che provengono da un fronte che in ogni caso sul piano politico è già bollente e che per le prossime ore si annuncia incandescente. Sullo sfondo c'è soprattutto la questione legata alla mancata previsione delle somme necessarie dell'ultimo strumento finanziario vigente, quello del 2022, che però è stato oggetto di variazione alla fine dell'anno. Bisognerà capire se i contenuti del secondo avviso, quello riservato alle imprese private disponibili a gestire l'organizzazione, conterranno parametri appetibili. In tale direzione non ci sono grossi dubbi circa il fatto che per accedere al circuito della festa si potrà farlo soltanto pagando un ticket d'ingresso. Si tratterà di un nuovo tentativo dopo quello del 2020, naufragato a seguito della tragedia del piccolo Salvatore Sclafani. Il quadro che ne viene fuori è la concessione da parte del comune dell'ampia facoltà al gestore privato di provare lui ad incassare tutti i soldi necessari, a partire da quelli che al momento mancano per risolvere questo ostacolo finanziario, non dimenticando ovviamente i margini di guadagno, cosa possibile ovviamente anche se non soprattutto con la cessione del suolo pubblico per gli ambulanti, oltre che con le sponsorizzazioni. Sempre sulla base delle indiscrezioni, pare infine che il circuito della festa non preveda il transito dei carri davanti alla casa circondariale per ragioni di sicurezza che sarebbero già state rappresentate dalla stessa direzione del penitenziario e fatte proprie dal commissariato di pubblica sicurezza che dovrà dare lasciapassare definitivo. Sono allo studio ipotesi alternative, posto che comunque l'assemblaggio dei carri non avverrà più in via Cappuccini, bensì in piazza Mariano Rossi. Intanto, per questo fine settimana l'amministrazione ha ufficialmente diramato il programma di Rivediamoci in Maschera, la 3 giorni di spettacoli a Sciacca nel periodo tradizionale del Carnevale, che si terrà domani, domenica 19 e martedì 21 febbraio. Animazioni, balli, poesia con l'allegria e l'energia coinvolgente di tanti protagonisti. La manifestazione si svolgerà in piazza Angelo Scandaliato, dove per l'occasione saranno installati dei manufatti in cartapesta. Si inizia domani alle 19 con l'iniziativa Il Carnevale Danza, esibizioni delle scuole di ballo Manuela Dance e la Excellenzia e animazione di Vince Termine. A seguire alle 21.30 Sogni di Carnevale tra passato, presente e futuro, spettacolo di poesia con Pippo Graffeo con esibizione della scuola di danza La Excellenzia. Lo stesso programma sarà riproposto martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale. Domenica 19, sempre in piazza Scandaliato, alle 11 il Carnevale dei Bambini con le scuole di ballo Manuela Dance e La Excellenzia. Alle 20.30 Il fantastico mondo dei burattini, spettacolo della scuola di danza Pluma e alle 21.30 Abracadabra Show, revival degli inni delle precedenti edizioni del Carnevale di Sciacca.